Migi, Magi e Magi, Migi! Uno io, bianco, nero e tutti quanti voi! E benvenuti a Juventus Monaco, semifinale di Champions League, semifinale che io e Oronzo dobbiamo vincere assolutamente alla PlayStation per portare fortuna questa sera! Un saluto a tutti dal vostro Oronzo e benvenuti al G-Stadium! Qui si gioca una partita eccezionale! E Gino, me la devi far giocare a me! Oronzo, non se ne parla neppure! Facciamo casomai pari e dispari! Vediamo per chi giocherà questa partita! Io scelgo pari! Tu cosa vuoi, Oronzo? E Gino, devo volere per forza dispari! E allora dispari sia! Bi, bum, bam, le, ci! E dispari Gino! Deve iniziare io! Ebbene Oronzo, non vogliamo rifare questa estrazione per il bene della Juventus, per puta caso! No Gino, il destino è stato mai saggito! Lasciamela fare a me questa partita! Va bene Oronzo, casomai facciamo così, se segni un gol e la Juventus passa in vantaggio, mi fai giocare la partita poi a me, così mettiamo il risultato al sicuro, che te ne pare di questa idea? Gino, ma possibile che proprio non sai perdere tu? Oronzo, Gino Vox segue il motto della Juventus. L'importante non è partecipare, ma vincere soltanto vincere. Ecco che parte la partita. Mentre Oronzo gioca, io faccio questa fantastica telecronaca in cui potete tranquillamente ammirare, miei amici magi e mie magi amici, una Juventus che avanza sicura palla al piede, anche grazie al nostro Oronzo. Ebbene Gino, sono molto concentrato! Voglio la Champions League! E quindi dobbiamo passare questo turno ad ogni costo! Ebbene Oronzo, adesso pensa più che altro a chiudere bene gli attacchi del Monaco e prova a ripartire in contropiede, molto bene! Ecco che la Juventus avanza con Higuain, c'è subito un grande tiro! E una grandissima parata del portiere! E un calcio d'angolo per noi. Vediamo che la palla adesso ce l'ha Quadrado, ma il Monaco interviene bene in fase di copertura. Allora ci devi fare il gol, hai capito? Dai, stare sicuri alla partita. Gino, stenti un po' calmo, ma devo farci il gol. Dammi qualche secondo. Accidenti, eccolo qua il gol. Grandissimo gol di Paulino Dybala. Ebbene Oronzo, sei stato molto bravo, complimenti. E allora facciamo così, visto questo grandissimo gol di Dybala, dammi quel joystick e tu fai la radiocronaca, invertiamoci un po' i ruoli, mi sembra giusto, un po' per ciascuno. Sì Gino, ma non l'hai commentato questo grandissimo gol! E vabbè Oronzo, è stato un gran gol, adesso ti faccio vedere io come si fanno gol ancora più belli. Vedi come parto in attacco, vedi come so giocare bene e fai questa radiocronaca avanti, anzi questa telecronaca. Hai visto che stavo per fare il 2-0? Gino, sei stato bravo in questa azione, ma dovevi chiudere la partita. Vedi che poi parte in contropiede il Monaco, chiudi, chiudi. Fai con Dani Alves, fai un decal, Gino, non te lo far mangiare. Ecco, bravo Gino! E allora vediamo che la Juventus riparte in contropiede con Juan Cuadrado. Bravo Gino, dalla Dybala, tira! E Gino, dovevi angolare un po' bene questo tiro. Comunque la Juventus è molto presente e vediamo che Dybala è andato vicinissimo al raddoppio per la Juventus. Batte questa palla da fondo campo il Monaco e c'è una palla che il Monaco adesso sta facendo troppo invadente. Gino, chiudi la partita e vabbè, e Gigi Buffon riesce alla grandissima a intervenire, ma c'è ancora, attenzione, attenzione che sta succedendo l'incredibile. Gino, chiudi, Gino, chiudi, ma no, nella tua porta, Gino. Oronzo, c'è stato un contrattempo. Ma quale contrattempo? Hai fatto l'autogol con Bonucci, Gino.
E vabbè, come avete ben potuto vedere, sono cose che capitano. Adesso la metto subito a posto la partita, non ti preoccupare, Oronzo. Senti a me, Gino, io ci voglio andare in Champions League. Quindi, se adesso non rimetti subito nel binario giusto la partita, il secondo tempo me lo gioco tutto io. E Oronzo, stai tranquillo, che ci pensa il tuo buon Gino Vox a fare questa sforbiciata un po' pititicchia, però. E diciamo che c'ho ancora 12 minuti di tempo per sistemare questo, diciamo, risultato, che mi sembra alquanto, come posso dire, alquanto. Stiamo giocando benissimo, hai visto che bei giochetti e che tiro al volo, Oronzo, questo è calcio champagne. Sì, Gino, ma il risultato non cambia, siamo sempre nello stesso punto di 1-1. E adesso cerca di segnare, se no mi prende quel joystick, Oronzo, e lasciami la tranquillità di impostare quest'azione. Ora ti faccio vedere io come ti vado a segnare un altro gol. C'è Dybala che la dà niente di meno che a Gonzalone Higuain. Grandissimo tiro, fuori di poco. E vedi, e non puoi dire che non sono insidioso. Gino, serve il gol della sicurezza. Senti a me, dammi quel joystick. Oronzo, aspetta ancora un po', fammi andare avanti almeno fino al finale di questo primo tempo. Poi, se proprio insisti, ti faccio giocare di nuovo un po'. Gino, tu certe situazioni le devi lasciare a me, perché altrimenti non si capisce più niente. E adesso chiudi la partita, che sei in contropiede solitario con Mandzukic. Gino, tiri sempre i pititicchi, servono le cannonate, le fucilate. In che lingua te lo devo dire? Beh, Oronzo, diciamo che l'importante è essere pericolosi e soprattutto fermare quest'azione, perché non vorrei adesso sentirti dire che ti lascio la partita con la Juve in svantaggio. Non ci penso neanche. E poi considera che questo risultato di 1-1 non è neanche tanto male. Ci qualifica per la fase successiva, che poi è l'unica cosa che ci interessa, è arrivare a Cardiff. Gino, con questo joystick che adesso mi hai lasciato, ti faccio vedere io come a Cardiff ci andiamo belli dritti dritti con un boiler. Vedi qui, che grandissima azione di Quadrado, grandissimo tiro, e la Juve è già vicina al vantaggio. È un forcing forzennato, e con grandissima tiro di Dybala, anzi di Higuain. Come ben visto, quando il joystick ce l'ho io, le azioni sono tambur battente. Che vuole l'arbitro? Era il calcio di punizione, prendetevela pure, Oronzo. E come vedi, anche tu soffri gli attacchi del Monaco. Non puoi dire che sono io l'incapace. Adesso hai fatto anche un fallo con Dani Alves, che viene anche ammonito. Ecco qui, rischi di farci giocare in 10. Dammi il joystick. Gino, ti ho detto che non lo devi toccare il joystick. Fammi andare a chiudere questa partita. Io voglio andare a Cardiff. Voglio, se non l'hai capito, vincere la Champions League. E partiamo in contropiede. Vai, grandissimo Gonzalo Higuain. E adesso c'è che dire, che la dà Quadrato, che la dà a Higuain, che la retrocede a Chiellini. Ma interviene il Monaco e vuole andare a fare un gol. Oronzo, perché non la chiudiamo questa partita? Vedi che anche tu non sai giocare? Dammi il joystick. Gino, l'ho vinto io il pari e dispari, quindi già sai che ti ho fatto fare i danni. Adesso palla a Dybala. Adesso te lo faccio io un gol. Vai Dibi, vai Dibi, Dybala, tira. Gol, 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 gol! Grandissimo gol di Dybala! Grandissimo gol di Dybala! Juventus 2! Monaco 1! Grandissimo gol di Dybala! Grandissimo gol di Dybala! Rivediamo un tiro potentissimo, Gino! Di qualche cosa! E beh, Oronzo, dico che sei stato bravo e Dybala ha fatto un bellissimo gol. Che ne pensi di darmi il joystick? Così mettiamo al sicuro la partita. No, Gino, fammela giocare a me la partita. Facci il terzo gol e poi ti do il joystick. Ma adesso lasciami giocare in santa pace. Ho vinto io il pari e dispari.
Sport se vuoi fare la telecronaca. E beh, la telecronaca, Mandzukic è sulla fascia. Mandzukic tenta un tiro che, come potete vedere, anche quando manovra il joystick Oronzo, e si può anche andare a non fare gol, perché sbagliare umano, Oronzo, siamo tutti esseri umani e quindi possiamo sbagliare. Gino, fai la telecronaca e vediti questo gol! Segna Gonzalo Higuaín, non dici niente! Gol, 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 allora dico io! Gol di Gonzalo Higuaín, lui, il pipita, la mette dentro! Gol, 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 Gonzalo Higuaín! E beh, sono molto contento per questo gol, Oronzo. Allora dammi il joystick, o come dir si voglia, e lasciami andare a chiudere questa partita con un 4-1. Tieni il joystick, Gino! Grazie, Oronzo. E allora, si parte con questa armata bianconera alla conquista del grandissimo quarto gol, che solo grazie al vostro Gino Box si potrà concretizzare. Gino, ma ti becchi un altro gol! Oronzo, ma sei un gufo, sei peggio di tutti i gufi che gufano. E tu mi vuoi vedere soccombere, ma io adesso riparto e con decisione e savoir-faire vado a fare il quarto gol. C'è il Cuadrado in possesso di palla, che apre per Alexandro. Guarda come sono bravo, e ho fatto un retropassaggio per partire bene dalla difesa, e questo quarto gol. Gino, ti sei fatto soffiare la palla! Oronzo, sei un gufo maledetto, taci un po' e fammi giocare in santa pace, non vedi che c'è stato un fallo di mano? No, Gino, il fallo l'hai fatto tu e batta dalla punizione! Ma io intervengo e chiudo tutti i pertugi. Vedi, grande parata di Buffon. Diciamo che il Monaco mi sta stringendo leggermente nell'area di rigore, ma io sono sempre preciso nelle mie. È importantissimo, ecco, mantenere il risultato adesso, perché comunque è un risultato che ci qualifica. Domenica abbiamo la Roma e quindi è inutile sprecare energie. Molto bene, ecco, stavo andando in gol in acrobazia con Pjanic, ma non ce l'ho fatta. E allora, amici maci e maci amici, come ben vedete e come ben potete vedere, siamo ben oltre il 90° minuto. Adesso chiudo, faccio mia la palla con Gigi Buffon e l'arbitro decreta la fine. Amici maci e maci amici, ringrazio Ronzo per aver segnato i 3 gol, anche per avermi fatto giocare poco poco. E come è giusto che sia, un risultato positivo si auspica anche per questa sera. E allora, amici maci e maci amici, io vi dico un mega ciao, vi mando uno yeo bianconero, dico forza Juventus e lascio il microfono al nostro Ronzo. Gino, è stata una partita sensazionale, 3-1 per la Juve e andiamo a Cardiff, forza Juventus questa sera, forza bianconeri.